benvenuti in questo nuovo video. Oggi svuota la spesa senza glutine. Ho preso delle cose nuove e volevo farvele vedere. Ancora non so se sono buone o no, perché devo aspettare appunto che le assaggia Gabriele e Maurizio. Comunque vi farò sicuramente vedere, sapere. Allora, ho preso questi qua della Cereal, questi mini muffin alle nocciole. Poi la solita pasta della Garofalo, poi questo plum cake con gocce di cioccolato, questa c'è ancora questa promozione che se si prendono due pacchi di questa pasta normale c'è un pacco in omaggio di questa qua ai legumi, e quindi la prendo. Vari formati, questi qua si chiamano radiatori, questi qua sono Mafalde. Poi ho preso i crumiri della marca Vial. Poi ho preso questi frollini qui della Massimo Zero. Non li abbiamo mai presi. Abbiamo già preso la pasta ed è ottima, ma i biscotti ancora non li avevamo presi. Poi della Garofalo ho preso le penne, un'altra confezione di penne, poi questo pane qui della Char e un'altra confezione, cioè di pasta sempre della Garofalo, però questi qui sono i gnocchetti sardi. E per questa borsa è tutto. Passiamo alla prossima. Allora, qui cosa ho preso? I buonissimi, buonissimi cereali. Questi qui sono veramente ottimi. Ora, però, vi dico, non è che sono proprio, secondo me, la cosa più leggera che c'è, perché qua, questi qua sono fatti con quella glassa, sono ricoperti con quella glassa che c'è anche sulle noccioline della fiera, diciamo, quindi. Poi ci sono le nocciole e dentro ci sono anche i cubetti di cioccolato. A me piacciono tantissimo. Ogni tanto una tazza a Gabriele gliela rubo, ma non tante perché ci sono i pezzi di cioccolato e a me, attenzione, non piace il cioccolato. Poi ho preso due confezioni di pan bauletto bianco che è da qualche parte. Poi gli ho preso le patatine che so che gli piacciono tanto ed è contento. Queste qui tipo Fonsis. Poi ho preso, che ne avevo già preso un pacco, ma era poca per loro, un altro pacco di gnocchetti, questi qui delle Asolane. Poi questi che sinceramente non mi. Ah, le casarecce, ecco, sempre della Garofalo. Un altro pacco di gnocchetti sardi. Un altro pacco di radiatori ai legumi. Poi gli ho preso queste fette biscottate integrali della Nutri-Free. Delle Asolane ho preso i ditali di mais. E un'altra barza è andata. Poi ho preso due pacchi di pan bauletto integrale della Nutri-Free. Qua c'è l'altro bianco. Qua c'è l'altro integrale. Poi bio gallette con quinoa. Che se Gabriele non le vuole, le prendo io, le mangio io, non c'è problema. Altro pane, questo qui della Char cereale del Mastro Panettiere. Poi gli ho preso questo pan dolce genovese, che è grosso più o meno come una mia mano, non è tanto grande, però Gabriele voleva il panettone, quest'anno non gliel'ho preso perché gli ho fatto il pandoro io, allora gli ho preso questo. Poi le ho preso questi biscotti della Galbusera, queste qui con panna e gocce di cioccolato, e poi sempre della Vial
Gli ho preso questi qui integrali con grano saraceno e gocce di cioccolato. Gabriele è stato contento perché mi ha detto che sono buoni. E niente, per quanto riguarda la roba senza glutine, è tutto. Fatemi sapere sempre nei commenti se anche voi usate queste cose, se vi piacciono, se vi trovate bene o se avete altre cose da consigliarci che non avete visto nelle nostre spese senza glutine. E io vi saluto, vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto e se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!